Ciao a tutti amici di Foods Channel, sono Zeus434 e siamo qui oggi con un video totalmente particolare, ve l'avevo promesso, è il video di Zeus che va allo stadio. Sono andato a vedere Parma-Milan 4-5, che è abbastanza comunque lontano da casa mia, lo stadio Tardini di Parma. Ci ho messo qualche ora ad arrivare là, però insomma era una buona occasione per vedere il mio Milan, il Milan nuovo anche di Pippo Inzaghi, e poi insomma. Le scuole non erano ancora cominciate, dunque ho detto perché no? Era un sabato, no, domenica sera, scusate. E niente, siamo andati là, 20:45, curva sud del Tardini, quindi settore ospiti. Aveva la tessera a cuore rosso nero, senza quella non si possono prendere i biglietti. 25 euro. Io e mio fratello siamo andati là. Voglio portarvi questo video. Ragazzi, sapete, io tifo Milan, però mi piacerebbe che anche, insomma, tifosi di altri fedi commentassero magari con la loro esperienza dello stadio, com'è stata, cosa ne pensate e cosa vi dà fastidio magari degli stadi italiani. Magari ne parleremo più approfonditamente su un video tematico, perché ho visto delle cose che mi sono piaciute, altre molto meno. Dunque ragazzi, buon video. Parlerò della partita, no, con video fatti da me proprio sullo stadio, allo stadio. Insomma, guardatevi il video. Una cosa che davvero mi raccomando, ragazzi, è siate rispettosi nei commenti. Sono sicuro che lo sarete. Dunque, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao a tutti. E ricordate che solo un grande bomber può indossare la 76 di Mario Yepes. Buonasera e ben ritrovati, amici di Zeus. Siamo qui dentro la curva sud. E quando dico che siamo dentro, siamo proprio dentro. Sta riecheggiando in questo momento. Le note della Aida di Giuseppe Verdi vuol dire che è entrato il Parma e in questo caso è entrato anche il suo avversario di oggi, il Milan. Attenzione il Milan! Buonaventura, 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 tiro e quanto è buona Ventura! Buonaventura! Ed è gol! Jack Buonaventura! Ha segnato il Milan e la Sud ringrazia Buonaventura. Cross in area, attenzione! Cassano di testa. 1-1. Tifosi del Milan che comunque hanno preso molto bene il gol di Cassano, gol dell'ex, infatti lo incitano ancora a dare il meglio. Uomo di merda, Cassano, uomo di merda. Uomo di merda, Cassano, uomo di merda. Uomo di merda, Cassano, uomo di merda. Cross in area. Eccolo qua. Menez, Menez, ed è gol di Menez! Ed è gol di Menez! Gol, 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 dagli 11 metri, Menez! Andiamo invece a vedere come ha reagito la curva rossonera al gol su rigore di Jeremy Menez. Gol del Parma, sesto minuto, Jorquera. Questo che ci insegna una il calcio, palla vagante dalla sinistra. Che bella palla! Attenzione, ci vai. Attenzione, De Jong, De Jong, De Jong, De Jong, si allunga il pallone, De Jong, De Jong, De Jong! Gol! Gol! Now goes banana! Il giusto riconoscimento del popolo rossonero a un grande guerriero, Nigel De Jong. Gol del Parma ancora di testa. Come dicono in Ohio, this crowd is stunned. 4-3. Colpo di testa. Che roba che ha fatto? Menez! Menez! Chiedete scusa, Menez! Chiedete scusa, Menez!
Menez! Chiedete scusa Menez! Chiedete scusa Menez! 5-3, gol di tacco, salta il portiere, si allunga la palla, di tacco! Menez ha segnato un gol assurdo che probabilmente resterà nella storia, ma nota a margine, è arrivato da Parigi a zero, come praticamente uno che è stato tagliato dal grande calcio, grande colpo, ennesimo di Adriano Galliani. Perché questo retropassaggio? Oh mamma! Autorete di De Sciglio! E papera di Diego Lopez! Ma buttela in chi balata, dai! 5-4! Brutto incassare anche il quarto gol, ma meglio di tutti, ho sintetizzato io in diretta la situazione. Ma porca troia! Stavolta davvero finita, amici di Zeus, vince il Milan 5-4.